quello che ho subito in questi 80 giorni da parte di tanti, da parte dello Stato, ma soprattutto da parte della Procura di Potenza, è vergognoso, è vergognoso, è vergognoso. Ma quello che ho subito oggi, ancora, sempre dalla Procura di Potenza, è ancora più vergognoso, più vergognoso. Io sto giù con Fabrizio, l'uomo che ha scardinato l'Italia del vizio, tutti sempre pronti a dare il proprio giudizio. In Italia è così, vogliono tutti fama e soldi come divi dei film, ma non è tutto qui, bisogna viverci. In Italia tutto a un prezzo come D&G. Ehi, fra in Italia si sclera, dove l'invidia degli altri ti porta dritto in galera. Tutto non è come appare, affoghiamo in questo male. E la colpa non è mia, è di Corona, le morti dopo l'indulto ne sono solo la prova. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato. Ehi Bucco, che Fabri ha ammazzato qualcuno, 3 mesi così non se li è fatti nessuno, e questa è la giustizia dello Stato, sei bello e condannato prima di essere stato giudicato. Corona non perdona, ostaggio dello Stato. Poi penso cazzo fa la gente per apparire su chi tradiscono mogli e mariti, e poi siamo noi i guardoni pervertiti. Tutto non è come appare, affoghiamo in questo male. E la colpa non è mia, è di Corona, le morti dopo l'indulto ne sono solo la prova. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato, ostaggio. Vorresti farti anche te un giro all'Hollywood con Fabri e con me. Lui prende la Bentley, io il cabrio coupé. Ci trovi facilmente, siamo nel privé. È l'invidia che ti rode quando vedi lì me. Sei invidioso di noi, alle tipe piacciono i bad boy. E poi chi c'è stasera? Bobo Vieri ci ha provato pure con l'uscera. Tutto non è come appare, affoghiamo in questo male. E la colpa non è mia, è di Corona, le morti dopo l'indulto ne sono solo la prova. Mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, mi sono sentito ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato, ostaggio dello Stato. Ma tra poco sarò libero, perché ancora non sono libero, e allora potrò dire le mie verità alle persone giuste nelle sedi opportune, e quel giorno saranno cazzi, cazzi, cazzi amari per tutti quanti. Ringrazio 3 persone, il PM Di Maio, l'unica persona seria e onesta che ho incontrato in questi 80 giorni. Seconda persona, mia madre, per tutto quello che ha fatto in questi 80 giorni. Terza persona, mio padre, che mi ha protetto da lassù e mi ha dato la forza per resistere. Adesso vado a casa da mio figlio, che per 80 giorni